Proprio come diceva papà. Ora cerchiamo Harry Green e pensiamo a un piano per colpire i Templari. Chi è questo Green? L'assassino che veglia sull'onda. Non mi hai ascoltato le prime tre volte. Ascoltato cosa? Ehi, attento! Scusate, signori. Ehi, torna subito qui, piccolo ladro! Fermo! Che velocino il bambino! Vabbè, quanto ha fatto Batman, 2 centesimi. Bene, piccolo furfante. Tienila. Bene, bene. Chi abbiamo qui? Questa zona è nostra. E ne pestiamo la lingua. Ma gli fa colpo rapido. Aia. Ti darò una lezione, così ti passerà. Ottimo. Cos'altro ha Londra da offrirci? Non siamo qui in vacanza, Jacob. Dobbiamo trovare Harry Green. Mi arrampico più veloce di te, giusto? Non dire sciocchezze. Gara fino al punto più elevato. No. Vabbè. Stai per perdere, sai? Non se ne parla. Ma Eve è più sulla votività più agile. Più agile, penso. Dov'è la bottega del signor Green? Era segnata sulla mappa di papà. 2 assassini. Stessa altezza. Una femmina e un maschio. 20 anni. E un sorrisino diabolico. Siete i gemelli Frey. E tu sei? Harry Green, al vostro servizio. Mi è dispiaciuto molto per vostro padre. Grazie. Cosa puoi dirci di Crawford Starrick? Dunque il consiglio vuole notizie. Londra va liberata. Offriremo un futuro migliore alla sua gente. Beh, grazie al cielo il consiglio ha capito e vi ha mandati qui. Sì. Grazie al cielo. Purtroppo devo darvi pessime notizie. Oggi Starrick è al comando della più sofisticata rete di templari del mondo occidentale. Classi sociali, quartieri, bande, industrie. In pratica controlla tutta Londra. Mi sono sempre visto come un capo. Severo, ma giusto. Indosseremo uniformi. Riunirò tutti quelli che sono stati privati dei loro diritti sotto un solo nome. Esatto, Ivy. Li guideremo verso la libertà. Oh, come quando hai guidato nel fiume quei giocatori di carte della taverna. Ah, era diverso, mi avevano battuto. Adesso mi è chiaro. Noi ci chiameremo i Rooks. Non mi sembra una grande idea. Hai un piano migliore? Trovare il frutto dell'Ede. Oh, bene, lasciate che vi mostri la zona. D'accordo? Sicuramente non è il punto più alto di Webchapel. Non direi che mi devo vagare addosso appena vedo giù. Non posso direttamente quello? No, è troppo piccolo la sticella. A rischio di cadere giù quello. Mica male. Ammetto che poi devo scendere. Guardate cosa ha fatto Starrick alla città. Whitechapel è un covo di criminali. Lavoro minorile, in barba alle leggi. Una banda chiamata Blighters controlla le strade. E templari che manovrano dietro le quinte. Come in tutti i quartieri. Dobbiamo restituire questa città alla gente che l'ha costruita. Libereremo Londra da Starrick. Hai la mia parola. E i miei Rooks? Ivy, il tuo ardore mi consola. Venite.
Torniamo alla bottega, così potrò aggiornarvi anche sul resto. Mi sono mai buttato, sono scemo. E se non pigliavo? Silenzio, Keylock mi sta cercando. Chi è Keylock? Uno dei capibanda di Starrick. Cosa vuole da te? Sta cercando di prendere alcune delle mie ricerche su un manufatto dei precursori. Il frutto dell'Eden. Parlami di questi Blight. Non avendo un esercito, Starrick ha reclutato l'intero mondo criminale. Le bande che l'hanno ostacolato sono state eliminate. Ora solo i Clinkers di Whitechapel resistono. Ma non sono forti come i Blighters. Incontriamo questi Clinkers, cosa ne dite? Vanno proprio al caso nostro. Vorrai scherzare? Ivi, stanno già lottando contro i Blighters. Così mi farò conoscere. Attenta, Londra! Ora arrivano i Rooks! Vabbè, è sicuro. Qui c'è una mina in acqua. Che razza di città? Nessuno guarda dove cammina. Sì, l'ho notato. Dannato Trud, so già che non lo finirò mai. Solo il cielo sa dove finiranno quelle parole. Bene, ora dovrò riscrivere tutto. Se vi andassi di ascoltare qualche storia, mi troverete dove il pancio è caldo e gli animi sono bollenti. Addio. Che tipo bizzarro. Quello Jacob era Charles Dickens. Conosce tutto e tutti in questa città. Se io fossi in te, terrei conto di questa conoscenza. La banda di Keylock è qui. Non devono seguirmi. Ci pensiamo noi. Tenete, potrebbero servirvi. Oh, bello, spero. La mia carrozza è vicina. Usatela per levarmeli di torno. Ci rivediamo alla bottega. Che grande sta pistola. Si è una pistola paurosa. Penso di sì. Questa è una bocca di fuoco. Andiamo. Dobbiamo allontanarli da Grimm. Un buon nucleare dobbiamo fare. Vai in vista. Boom. Guarda che volo va. Questo è il motivo per cui diventerò maestro una volta finito. George non lo permetterebbe mai. Ciò che rimane del credo per i rebe sotto la torre. Sei cattiva, sorellina. Spero proprio che Grimm sia sano e salvo. Che cosa potremmo mai fare se la nostra unica fonte di informazioni morisse? Starrick non sarà difficile da trovare. Io propongo di tornare indietro e cercarlo. Per questo non comandi tu. Dai, andiamo. Sì, piano. Vale un po' lento. Sì, ma l'hai fermato in mezzo alla strada, cioè. Non capire la macchina, ma il cavallo. Li avete depistati? Ci siamo limitati a questo. Chi è questa gente? Negli anni ho stabilito una rete di contatti qui in città. Splendido. Ci serve aiuto per... Per cosa? Sottrarremo le bande di Starrick al suo controllo. Devi puntare più in alto. Starrick ha amici in ogni classe sociale. Bisogna sfidarlo. Capisco cosa intendi. Ci servono i Rooks. Non fonderai una banda di nome Rooks. Credo di aver avuto un'idea anch'io.
La polizia deve chiudere un occhio sulle nostre attività. Abbiamo un amico, il sergente Aberlein. Pare sia un mago del travestimento. E poi... i mocciosi. E i mocciosi? Esatto. I bambini sono ottime spie. Clara O'Day. Furba come una volpe. Infine, devi tenere a mente che Starrick non agisce da solo. Ci sono capi in ogni quartiere. Li incontrerai presto, non temere. Rexford Kaylock, capace di svanire nel nulla in un batter d'ali. Facciamo svanire sul serio? Direi di sì. Un momento. Un bersaglio che può interessarvi. È dura là fuori. State attenti. Non preoccuparti per me, Greeny. So gestire i criminali. Minchia, ma qua si fanno le attività, le sequenze si fanno come niente. Mi piace la mappa di Londra, compiuta l'attività conquista per conquistare i territori dei Blighters. Uccidi il capo della banda templare per conquistare il quartiere. Ok. Non posso togliere, voglio riprendere un attimo. Qual è il piano, mia signora dei piani? L'ultima cosa. Sei tu l'uomo. Mi faccio per la... ah. Inventario, armi da fuoco, ho detto io. Conferma. Pistola tascheria, un po' le revolver modello 1. Questo si fa da pulsari. Termini ci sono? Revolver 1856 calibro 54. Bella la single action army. Lancaster 4 canne. Che miseria. 38 doppia azione, M1877 Lightning. Oh, 1877 Thunder. Revolver modello 3, come c'è su Battlefield. Pistola automatica 1862, che danno fa? Oggetto segreto, se è prodotto devi arrivare al livello 10. Armi da fuoco, cinture. Posso mettere questa. Il mio equipaggio. Pensa l'equipaggio alla? Niente. Arrivi avanti. Allora, cintura in pelle nera, cintura da detta. L'assassino mobile. Dall'altro. L'assassino insolente. Cintura da bosco verde, cintura di rete metallica, di sangue. Il mietitore. Splendere dell'acqua. Cintura da squame di ferro. Jack il Salvatore. Motte nera. Sì, Star Wars. Picchiata dell'aquila. Cintura da maestro assassino. Vabbè. Vestiti. Andiamo. Semplicemente Jacob. Cappotto da tiratore. Abiti da escursione. Maestro assassino. Fuorifante. Ezio. Cos'è che aumenta la potenza di attivazione del 10 a ogni cosa? I vestiti non so, colori addirittura. Pure i colori posso, il nero non c'è? Sì. Ah, a me invece per vestire normale. Oh, tira pugni da iniziato. Mica. Bastone animato da iniziare. Cupi di d'avorio. Quello che l'ha detto. Bastone animato da nobile. Manette di ferro. Potenza corbina. Poi, cos'è? Pugno furtivo. Tira pugni d'acciaio. Zampa d'orso di barbe. Carezza del gran vecchio. Punizione di Lord Jonathan. Artigli del leone, spacca mascella, faccia su. Capugni della morte, amore in rame. Capugni del maestro assassino, basta per il momento. Invece, quello indiano,
Ok. Ha detto animato della dea. Animato Maya. Visiva le mai. Le mei. Animato di Charles Dickens. Leone dorato. Lord Person. Animato leone di ossidiana. Bello, drago di giada. Simboli Maya. Avorio e giada. Luce e buio. Drago in fiamme. Minchia, vedi che? Animato terrore notturno. Invece il cupri com'è? Adepto rubino di ferro. Aquila impavida. Guardia. Che bello con una guardia, bello. Lucido. Igiada. Rubino superiore. Come ne viene? L'assassino, benedetto in oro, antico, maestro assassino, seghettata. Splendore dell'Aquila. Mica male splendore dell'Aquila. Ok, guardi l'assassino, abbiamo l'impelle, impelle rinforzata, rinforzato. Pelle nera, miraggio, morte d'acciaio, assassino del diavolo, chimera. Chimera, hai preso le armi da fuoco che ho già visto. Sì. Il cinturone l'avevo. Ah, è di livello 2. Ok. Registro progressi. Ah, qua ci sono i vari tizi. Ricerca mia, devo pian piano si fanno. Attività conquista, la forte della mamma. Di quanti ce ne sono da vedere? Vabbè. Caccia ai tembrali, fratelli macellai, Evelyn Dipp, Thomas Blackwood, Martin Church. Come Martin Church? Lo conosco già. I prepotenti di Lambert. Ah, quelli Lambert Asylum, penso. Vabbè, è la caccia templare di questo. Evelyn, Thomas, Martin Church. Ok, i Fletcher, Louis Blake, Peter Milan, Argus e Rose Bartlett, Myrtle Platt, Philip Beckenridge. Beckenridge, i fratelli Jekyll. Come fratelli Jekyll? Minchia. Tom Hanks, capitano a Grave 2, Harold Drake, Wallace Bond, Edgar Collicott e la sua guardia del corpo. Mica male. Siamo un po' più buoni sugli altri. Vantaggi. Ok, database. Enciclopedia, vabbè, persone, alleati. La miseria, Frederick Henry Green. Che penso che l'ho già visto da qualche parte. E la battuta top quindi, amici. Vabbè, su questi due. Allora, sono quelli che prendono a lui. Può fare gli assassini. Altair, Ezio, Edward Kenway e quello del terzo, sempre del terzo. Cazzo, non mi ricordo. Connor. Connor Kenway. Vuol dire i Vemblari, i Blighters, poi il brutto stemma. Georgia Westhouse. Luoghi, Whitechapel per adesso, poi ci sono tutti i Tamigi addirittura. Siti di Londra, dai. In questi qua mi ricordo un
Warren Vidic, sì, me lo ricordo quando è morto. Ora ogni volta devo, giustamente. File di dati costruiti recuperando i glitch dall'Helix. Tutorial, no, sono tutte le cose che... arrampicarsi, lanciare i corpi, ossature, appoggiamento, cioè sì. Tiamo così non mi dà più. Le cose, se voglio leggerli, le leggo. No, avrò più tempo. I comandi sono quasi gli stessi. Le grandi idee, bande, scontri, persino i vestiti che...